Ci sono quelli che dicono così: con questo pastorale io non ci vengo. Se cambia pastorale, sì, ma con questo pastorale io mi tengo lontano. Perché sei venuto qui, sei venuto per Dio o sei venuto per l'uomo? Con ciò dimostri che sei venuto per l'uomo, non sei venuto per Dio. Perché se vieni per Dio, qualunque sia il pastorale, tu vieni per Dio. Per cui sia buono il pastorale, sia cattivo il pastorale, tu vieni per Dio, non vieni per l'uomo. Per cui è idiozia mentale ed è ribellione allo Spirito Santo quando qualcuno dice: con questo pastorale io non vengo, oppure c'è quello nel pastorale, a me non mi va e io non vengo. Togliete quello dal pastorale ed io vengo. Sono idiozie mentali, ribellione allo Spirito Santo. Qui Spirito Santo non ce n'è, non c'è luce di Dio. Noi veniamo qui per Dio, unicamente per Dio, non veniamo per gli altri. E nella luce della fede noi ci lasciamo guidare, poi sarà sempre il buon Dio a guidarci, a illuminarci, e qui troveremo sempre Cristo. Se io non mi incontro con nessuno, perché tutti sono cattivi, qualcuno dice lì sono tutti cattivi, per cui io non voglio stare con i cattivi, beh, non stare con i cattivi, ma in mezzo a noi qualcuno buono ci sarà, quantomeno ci sarà buono Gesù Cristo, e almeno viene per quest'unico buono che è Gesù Cristo, che la cui bontà supera tutti i lati negativi degli altri. Per cui in qualunque modo si ragiona su questa linea, si ha torto, torto e sfacciato, e su questo torto sfacciato ci sono alcuni che camminano, e questa è verità di Dio. E io non vorrei che andasse su questa strada, perché è una strada tortuosa che può avere le apparenze del bene, ma è una strada di inganno. Qui si viene per il Signore, e quando uno vuole trova il Signore. Ma la preghiera non mi va. Perché non ti va la preghiera? Nella preghiera, qualunque sia la preghiera, tu ti incontri con Dio. Non è che la preghiera non va, è tu che non vai. Sei tu che non entri in preghiera in sintonia con Dio. Per cui tante scuse sono fasulle. Camminiamo nello Spirito Santo, che è spirito di obbedienza, spirito di fede, e in qualunque ambiente noi ci troviamo, lì possiamo trovarci al nostro agio, ed essere buoni. Quanto più dovesse essere cattivo l'ambiente in cui siamo e noi siamo buoni, tanto più è meritorio per noi. In un commento a Giobbe dice San Gregorio Magno: viveva nella terra di Uz un uomo giusto. Ecco, c'era un uomo giusto che viveva in un mondo di peccatori, ed era più meritorio questo, perché pur vivendo in un mondo di peccatori si conservava giusto. E allora mettiamo che tutti qui siamo peccatori, roba da buttare, ma tu sei giusto, dimorando qua tu dimostri un grande merito, acquisti un grande merito, che sei l'unico buono in mezzo a tanti cattivi, e Dio ti guarderà. Ossia, non troverai mai una scusa per uscire dalla comunità dove Dio ti ha chiamato, di non vivere con gli altri fratelli. Ma lì sono tutti peccatori, sono di questo, di questo, di quest'altro. Sono tutte scuse fasulle. Cerca con la tua bontà, col buon esempio, con la preghiera, di rendere migliore l'ambiente e di cooperare perché Dio possa regnare in mezzo a tutti. Amen.